Nel Movimento 5 Stelle comunque è pronta una mega vendetta. Ascoltate intanto l'audio e poi ne parliamo con lei, al di là del... mi interessa il contenuto. Nessuno mette in dubbio che il ministro Tria non sia serio, quindi quello è inteso come... cioè che un ministro serio appunto si occupa dei problemi degli italiani, non era riferito a Tria, era un concetto più generale. Comunque adesso il punto è, domani se vuoi uscire una cosa che può essere simpatica, la metti com'è, che nel Movimento 5 Stelle comunque è pronta... una mega vendetta, cioè chi giura, lo metti come fonte parlamentare però, chi giura che se poi non dovessero all'ultimo uscire fuori i soldi per la cittadinanza, tutto il 2019 sarà dedicato a far fuori una marea di gente del MEF, non ce ne fregherà veramente niente, ci sarà veramente una cosa ai coltelli proprio, no? Non è accettabile che non si trovano 10 miliardi del cazzo, cioè per caso... dovesse venire fuori che all'ultimo ci dicono i soldi non li abbiamo trovati, dopodiché nel 2019 ci dedicheremo soltanto, ci concentreremo a far fuori tutti questi pezzi di merda. Vorrei capire cosa pensa lei. Ma sicuramente ci sono toni un po' forti. È evidente, siamo in fascia protetta, quindi dal cazzo alla vendetta, al far fuori, poi sono l'ultimo che può dare. Beh, lei è uno che i toni di solito... di bon ton, quindi. Appunto io vado alla sostanza. Andiamo alla sostanza. E per carità. Due cose vorrei dire. La prima è che io provo molta tristezza per un linguaggio scurrile, volgare... quando questo linguaggio è usato ai livelli alti, come si fa? Come fa un insegnante, come fa un genitore, come fa un nonno a dire ai bambini per favore modera il linguaggio? E se quelli ti dicono ma lo usano al governo, tutto sommato. E questo è triste, lo voglio sottolineare. Eccolo qua, il famoso CD, in omaggio al nuovo CD del nuovo rap di Rocco e Basta. Ne sentiamo 10 secondi di questo rap, via regia, sentiamolo. Una mega vendetta, vabbè che non si trovano 10 miliardi del cazzo, tutto, 10 miliardi del cazzo, tutti questi pezzi di merda del nostro. Confermo quindi, se questa è la sua domanda, la fiducia al mio portavoce e posso assicurare... È d'accordo con quelle parole? Io già le ho risposto, Presidente del Consiglio, tutti i ministri, tutte le strutture, siamo tutti concentrati per ottenere un obiettivo, la manovra migliore per questo Paese, il resto non mi interessa. Quello che sappiamo è che la prossima settimana, anzi no, che questa settimana che si apre, piove, fa freddo. L'estate è finita, partirei da Roma dove la situazione è tragica, eccoli qui, temperatura impicchiata e gelo, causa manovra, caso Rocco Casalino e chi più ne ha più ne metta. Adesso non mi ricordo tutti i portavoce che ci sono stati, nessuno di questi è mai arrivato a fare quello che ha fatto Rocco Casalino in questo periodo. Dopodiché, questo mi colpisce che non ci sia da parte della stampa una reazione. Come? Paginate intere. Io... Giovanni... Guarda qui, incredibile, incredibile. Proprio qui ho trovato 10 miliardi del cazzo. Bravo! Eccoli qua, erano qui. Si trovano ovunque 10 miliardi del cazzo. Li cercano al ministero, ma io e sono qui, mi sono chinato, c'erano, guarda, 10 miliardi del cazzo. Erano qui. Cosa ci vuole? Io comincerei subito. Prima di presentarvi tanti ospiti di stasera, con Salvatore Gulisano che è a Palazzo Chigi, proprio fuori dal Consiglio dei Ministri. Salvo. Sono ore, diciamo, molto intense, in cui le parti sono rimaste ferme nelle loro posizioni. Tria sulla sua posizione, rapporto deficit-PIL 1.9, invece Di Maio e Salvini hanno alzato l'asticella fino a 2.4. Sono solo numeri, però in realtà
tra questi numeri ballano circa 8 miliardi, il che vuol dire tra la vita e la morte del reddito di cittadinanza. Vorrei che lei ci dicesse in estrema buonasera sintesi che cosa stasera è stato deliberato, cioè che cosa verrà eseguito, attuato. Va bene così. Beh, verrà avviata la procedura di approvazione del DEF, che è ancora in corso, nel senso che stiamo limando gli ultimi documenti. È ovvio che il DEF prevede dei fondamentali, che sono quelli che importano, che interessano a tutti quanti. Faremo un deficit del 2,4%, si faranno investimenti, tanti investimenti, si finanzierà il reddito di cittadinanza e il superamento della Fornero non solo dal deficit ma da tagli e da riorganizzazioni della spesa pubblica improduttiva e soprattutto non aumenterà l'IVA perché l'avevamo promesso. Ci sarà un primo inizio di flat tax per diverse centinaia di migliaia di italiani che pagheranno una flat tax al 15% e poi ci sono tante altre misure, i risparmiatori truffati e quindi un fondo per risarcirli. Due cose, innanzitutto le voglio chiedere, è stata una giornata drammatica come l'abbiamo vissuta noi dal racconto dei nostri cronisti, nel senso che Tria aveva messo la cosiddetta trincea all'1,6%, è arrivata al 2,4%, come sta Tria? No, sta bene, ve lo saluto. Grazie. Vabbè. Buongiorno, bentornati all'Aria che tira. We all want to change the world, cantavano i Beatles, vogliamo tutti cambiare il mondo, è proprio così, ma le scene che abbiamo visto ieri sera, quel balcone a Palazzo Chigi, quella esultanza, quei fan in piazza con le bandiere, mai visti prima per una manovra economica. È vera rivoluzione, ci chiediamo stamattina. Non piace ai mercati la manovra in deficit al 2,4%, venerdì di passione a Milano con Piazza Affari che perde il 3,72%, lascia sul terreno circa 25 miliardi di capitalizzazione, trascina in negativo le altre borse europee, fiammata dello spread che arriva fino a 281 punti per poi ripiegare a 267, comunque oltre l'11% più di ieri, con il tasso del BTP decennale che quindi è al 3,13%. Le agenzie di rating si preparano a rivedere il giudizio sull'Italia che rischia il declassamento e a gennaio finirà il quantitative easing. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Ce lo racconta uno dei tanti residenti di Via Porro, ancora senza casa, che lo scorso inverno è stato testimone diretto di queste frane. Io vedevo pezzi di cemento che venivano giù, 20-30 centimetri arrivavano sulle macchine perché c'erano i parcheggi giù di sotto. Ho sempre pensato che prima o dopo quel ponte lì scendeva giù. Ho visto tutto, guarda. Ho visto cadere il ponte, è come un segno, come una ferita per tutta la vita. La società Autostrade sapeva che il ponte era marcio e non ha fatto niente, ha risparmiato sulla sicurezza per ragioni di interesse. Questi si sono persi il decreto di Genova, cioè sono andati a Genova, hanno organizzato la Ola il giorno del funerale, organizzando un funerale di Stato che sembrava una roba da curva sud. Hanno promesso che avrebbero revocato le concessioni, hanno promesso che avrebbero ricostruito il ponte attraverso alcune società pubbliche, hanno promesso che avrebbero restituito immediatamente tutto a tutti. Oggi, a distanza di 40 giorni, un decreto legge che teoricamente è stato approvato in Consiglio dei Ministri da 12 giorni, non c'è più. Tant'è che il presidente della regione Liguria, che è uno di Forza Italia, tendenza Salvini, siamo d'accordo perché Toti sì, è uno di quelli di Forza Italia che vorrebbe l'accordo con Salvini, dice è bene che si fermino, che cancellino tutto e che ripartano da capo. Senta senatore, lo io dice no, Toti, però non mi faccia citare Toti. Scusi, non posso farle passare, credo, la battuta secondo cui ai funerali di Genova organizzati dal governo
c'era la ola, ma scusi senatore, ma lei si rende conto di quello che sta dicendo? Sì. Era un momento di dolore per tutto il paese, c'era l'atmosfera che lei avrà visto sicuramente in televisione, e adesso ci viene a dire che era tutto organizzato dal governo, ma le posso, scusi, forse sta andando un po' oltre. Le ripeto testualmente. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese. Tu avrai sentito, immagino, Matteo Renzi poco fa da Lilli Gruber come è andato dritto sull'incapacità di governare, no? Partendo anche dai fatti di Genova. Che impressione ti ha fatto? È abbastanza penosa, devo dire, soprattutto quando ha raccontato che ai funerali per i 43 morti, o meglio per quelli che avevano accettato i funerali di Stato, i parenti di fatto si sarebbero fatti organizzare gli applausi a Di Maio e Salvini e i fischi a Martina e alla Pinotti da Casalino. Io dubito che chi ha appena perso i parenti sotto un ponte crollato si faccia pilotare le mani e i comportamenti dal portavoce del governo. Guardi questo decreto, il decreto ponte, sul ponte. L'ha mai visto un decreto così, in cui mancano, ci sono i puntini dove dovrebbe essere previsto il costo da dove viene trovato? È stato consegnato così, cioè una cosa faremo bella. questo, dove li prendete neanche l'hanno scritto, hanno messo dei puntini in bianco, ma lei l'ha mai visto un decreto presentato così? Però prima mi farsi una cosa, quel chilometro e 250 metri lì è il chilometro in assoluto più rilevante di tutta la logistica italiana. Cioè, io non vedo questa consapevolezza, a prescindere dai cerchiolini, non vedo, qui c'è un mese e mezzo, non si sa ancora come lo si fa, chi lo fa, quando lo fa, eccetera. Normalmente funziona così, chi fa il danno viene preso per un orecchio, deve rimediare al danno, paga il danno, rimette il mare pulito, dopodiché ci si aggiungono anche le multe, le sanzioni e nel caso che abbia sbagliato penalmente il carcere. Questo fa quindi lei sta dicendo, in fondo sarebbe più pratico e più semplice che Autostrade, ovviamente a sue spese, rifacesse il ponte sotto naturalmente un controllo molto accurato, affidandolo, ma sarebbe delle aziende di cui ci fidiamo tutti quanti. Sarebbe più rapida la soluzione se Autostrade facesse parte del gioco in questo guardi, caso. Guardi, io temo molto semplicemente una cosa, certo, che il commissario di governo che arriverà farà qualche, tanto non può affidare il ponte direttamente per le regole europee, quindi dovrà fare una gara europea. Facendo una gara europea già si perde un anno di tempo. Poi, dopodiché, Autostrade farà ricorso contro il decreto, si bloccherà tutto. Noi staremo da genovesi, da liguri, a aspettare che un magistrato decida che cosa succede. Mi scusi, stiamo facendo un piano di 2-3 anni come minimo. No, questo stiamo facendo un piano che è il disastro. Io spero ancora che tutto questo possa essere evitato con il buon senso delle persone, compreso quello del governo. Abbiamo visto che l'abbiamo in collegamento, in esclusiva con noi. Possiamo approfittare per qualche domanda? Un attimo che mi concentro. Ministro. Ok. Ok. A proposito della ricostruzione, lei ci conferma che Autostrade non avrà alcun ruolo? Noi abbiamo detto e non cambiamo idea, a differenza degli esperti della politica, e lo diciamo con tanta franchezza, che chi non ha manutenuto il ponte e lo doveva manutenere, ma non l'ha manutenuto, noi non glielo facciamo più manutenere e affideremo la manutenzione a chi sarà in grado di manutenerlo, se manutenendolo e perdurando nella manutenzione lo manuterà. Intanto Mattarella ha firmato il decreto per Genova e spunta anche il nome del commissario straordinario Claudio Andrea Gemme, 70 anni, genovese, una lunga esperienza in Fincantieri, società che potrebbe ricostruire il ponte al posto di Autostrade. Il nome di Gemme ha proposto alla Lega dovrebbe essere gradito anche al governatore Toti, che in passato voleva candidarlo a sindaco per il centrodestra, e anche dopo aver letto il decreto non è affatto contento Toti come sindaco Bucci per la riduzione dei fondi. Mi scusi Presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente. Adesso io chiedo a Bertinotti, è un inedito un premier con il cartello decreto Salvini? Credo di sì, ma appunto siamo sempre nel discorso che facevamo poco fa. Dobbiamo abituarci a indagare questa nuova modalità. E anche la figura, diciamo, che è stata descritta
del primo ministro nel suo servizio, secondo me è funzionale a questo meccanismo, a questa costruzione di un consenso che, se la parola non viene presa in termini inappropriati, costruisce un regime, cioè una fondazione di un senso comune attraverso le quali queste cose, che sono originali nel senso che non si erano mai viste, costituiscono la nuova grammatica. Nostro amato Premier Conte, vediamo un po', Conte è devoto a Padre Pio, visto dove è arrivato, lo sarei anch'io. Foto sui social diffusa da Salvini spezza il cuore, scrive Arianna Ciccone. A tal proposito, abbiamo mandato a chiedere quanto ciò fosse giusto, quanto ciò fosse realistico, a verificarlo, i nostri migliori inviati, Leonardo Parada e Mirko Matteucci, ministro dei quattro, eccolo qua, per le strade di Roma, alle prese con questo problema. Buongiorno Mirko. Buongiorno Leonardo. Allora come va? Alla stragrandissima. Oggi? Oggi è il primo servizio fotografico della 7 TV. E perché Mirko? Perché rimaniamo sempre sull'argomento del giorno. Qual è? Hai visto? Il nostro premier Giuseppe Conte ha presentato con Matteo Salvini il decreto sicurezza e si sono fatti una foto, anche bella, ma poi Matteo Salvini l'ha postata e Giuseppe Conte non c'era più. Mi scompariva. Ma mo dico io, se può tagliare il primo ministro italiano? Non se fa. Se fa. Se fa. E allora ci pensiamo. Siamo noi, eccomi qua, guarda, guarda che bello. Le facciamo noi le foto con il premier Giuseppe Conte e vediamo la gente come reagisce. Buongiorno signora, la 7 TV. Sì. Una foto con il nostro premier. No. Perché no? No. Ma perché no? Non mi piace. Ma lo sa che è prestigio a casa? Posso dire la mia, è un pupazzo in mezzo a qui. Parla, non dire queste parole, perché guarda, no, siamo un criminale. No, no, ma insomma, sta foto, te la vuole? E fammi sta foto. E meno male. Metto così, come metto? E aperto no, sì, un fuori e il sorriso delle grandi occasioni. Vai, accetto. Come si chiama lei? Sandro. Mi vuole fare un hashtag? Che hashtag? Scusa la mia ignoranza, ecco, ma tu, che è un hashtag? Ma che è l'hashtag? Come? Ma che è l'hashtag? Come, che cos'è l'hashtag? Ma non lo so. Sta qua l'hashtag, lo guardi, qual è l'hashtag? Ah, il cancelletto! E dimmi il cancelletto! E dimmi il cancelletto, no? E dimmi il cancelletto! Mi rimanga così? Mi rimanga così? Così? Mi sorrida tanto! Di più. Si è messo lui! Di più! Bellissimo, Sandro! La foto col presidente non è da tutti, Sandro! Chi è? Vedi che la mamma mi ha fatto, ma che... non c'è più quello, però! Come non c'è? E non c'è, lui! È il presidente del Consiglio! E non si vede! Ma sta dappertutto, c'è nell'aria proprio, lo sai! Vabbè, ma non me l'ha messo quel presidente! Ma come no? È proprio lampante che c'è! Si fa finalmente la manovra del popolo con il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza, superiamo la Fornero, i soldi per i truffati alle banche, si fa tutto quello che... Abbiamo usato un termometro, sì? E useremo un termometro per misurare, diciamo, lo stato di salute del populismo di questo governo. E il copyright è di Di Maio e lui ha detto manovra del popolo, quindi noi, esatto, da questo ci siamo basati. Manovra del popolo. Velardi, intanto... Intanto l'espressione la trovo sinceramente avvilente. Sto popolo che fa una manovra, ma che cos'è? Non c'è una roba incomprensibile. Ma dovendo stabilire che temperatura da populismo ha questo governo, quanto darebbe? Molto febbricciola, alta. Febbre, esplode molto, il termometro? Che... Molto alta la febbre del populismo italiano. La febbre, cioè, da cavallo? In un momento, sì, ma in un momento... Aspetti, perché sta arrivando il termometro che esplode. Ma la storia più interessante di stasera forse è molto più vicina a noi e avviene 150 anni fa in Inghilterra, in un luogo che si chiama Cooktown, la città del carbone. È un luogo dove non esistono più gli animali perché tutti lavorano soltanto in fabbrica. Ed è qui, dentro una scuola elementare, che un giorno un maestro si rivolge a una bambina, una come te, e le chiede: Susie, così si chiamava, mi sai dare la definizione del cavallo? Susie fu contentissima di questa domanda, perché lei era figlia del domatore nel circo equestre, quindi era nata e cresciuta fra i cavalli. E quindi rispose sorridendo e gli disse: sì, io lo so, maestro. Il cavallo è quell'animale straordinario con cui io ho sempre giocato. E il maestro disse: no, non è questa la definizione del cavallo. Allora Susie cominciò a raccontargli di quella volta che lei nella brughiera era proprio in sella a un cavallo e il maestro disse: no, non è questa la definizione del cavallo. Susie rimase molto male e cominciò a raccontare uno per uno tutti gli episodi che aveva avuto con i suoi amici cavalli.
ma anche questa volta il maestro le disse che non era quella la definizione. Fu a questo punto che nella classe si alzò un bambino di nome Bitzer, il quale disse: maestro, io la so. Il cavallo è un quadrupede erbivoro, con 40 denti in bocca, dei quali 24 sono molari, 12 incisivi e 4 canini. Ah, disse il maestro, ecco finalmente la definizione del cavallo, con tutte le parole al posto giusto. E fu così che quel giorno, senza che nessuno se ne rendesse conto, in quella classe era nata la portentosa e terribile società moderna, nella quale le parole non servono più per indicare le cose, ma possono proprio prenderne il posto. E quindi, da quel giorno in poi, in una città in cui nessuno aveva visto i cavalli, tutti si riempirono la bocca con la definizione del cavallo. E da quel momento in poi, tutti vissero, riempendosi la bocca, felici e contenti. Di Maio aveva detto: aboliremo la povertà, poi ci torneremo più avanti nel corso della puntata, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farvi invecchiare. Questa l'ho già sentita. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale.